non solo frana, 17 mensilità arretrate. Purtroppo noi non sappiamo più come fare. Ci sono diverse responsabilità perché oggi noi come Irno Solofrana non percepiamo più lo stipendio e non sappiamo più a chi addebitarle, chi ci dice da parte della regione e chi comunque condanna il nostro ente. Abbiamo difficoltà su tutti i settori, dal primo di tutto chi ha un affitto di casa, pagare le bollette. A tutt'oggi non ha erogato neanche una lira per l'anno 2013. La mia comunità montana vanta 1.600.000 euro. Però sono stati bloccati dal patto di stabilità. Noi facciamo un appello perché questo patto di stabilità sia sbloccato per ricevere almeno l'acconto del 30%, nonostante siamo arrivati a novembre. È un'assurdità perché questo 1.600.000 dovremmo avere il saldo e non l'acconto. Altre responsabilità, anche il nostro ente si deve fare oggetto di questa situazione, bisogna progettare di più, cercare nuove soluzioni affinché anche nei ritardati pagamenti della Regione Campania si possa sopperire alla mancanza di retribuzione per gli operai. Noi siamo qua ancora in presidio aspettando delle risposte e cercheremo di andare avanti con la nostra battaglia per il modo che tutti possano ricevere quello che gli spetta.